Un giorno dalla TG2000, edizione Flash Medio Oriente, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione per il cessate fuoco a Gaza per il Ramadan e la liberazione immediata e incondizionata degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas. Il documento ha ottenuto 14 voti a favore ed è passato grazie all'astensione degli Stati Uniti, che precisano nessun motivo di pensare che Israele abbia commesso atti di genocidio a Gaza. Dopo il voto del Consiglio di Sicurezza, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annullato la missione di una delegazione negli Stati Uniti. Questo danneggia sia lo sforzo bellico che il tentativo di liberare gli ostaggi, ha detto, perché dà ad Hamas la speranza che la pressione internazionale permetterà loro di accettare un cessate il fuoco senza il rilascio dei nostri rapiti. Mosca, 3 giorni dopo la strage, Vladimir Putin ammette che l'attacco al Crocus City Hall è stato compiuto da estremisti islamici, ma allo stesso tempo non rinuncia a rilanciare i sospetti su Kiev, affermando che l'inchiesta dovrà appurare chi è il mandante della strage. Zelensky, Putin è una creatura malata e cinica. È atteso per oggi il verdetto dell'Alta Corte di Londra sull'appello finale della difesa di Julian Assange, giornalista australiano e cofondatore di Wikileaks, contro la sua contestatissima procedura di estradizione del Regno Unito. Negli Stati Uniti la pronuncia della sentenza inizierà a partire dalle 11:30 ora italiana. Terrorismo: a seguito dell'attentato islamico a Mosca, il Viminale ha disposto un'intensificazione dell'attività di vigilanza e controllo da parte delle forze di polizia, con la pianificazione di specifici servizi operativi, fissi e dinamici, riservando la massima attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione e transito di persone. Lo stato di allerta è stato innalzato in tutta Europa. La politica, la tensione nel centrodestra dopo il fuoco amico di Salvini contro le strategie europee. La premier Meloni: un errore provare a dividere e far prevalere la campagna elettorale rispetto a ipotesi di divisione del centrodestra, perché è l'unico favore che si può veramente fare alla sinistra. E continua la bufera anche sul caso De Caro. Il governatore della Puglia Emiliano ammette incontri con la sorella del boss Capriati. Intanto è arrivata a Bari la commissione del Viminale, che valuterà eventuali infiltrazioni mafiose nel comune. Da ieri sera a Roma un gruppo di studenti ha occupato il rettorato dell'Università La Sapienza per protesta contro gli accordi con atenei israeliani. Gli studenti oggi si incontreranno nel pratone della Sapienza e chiedono la presenza della rettrice Antonella Polimeni per avere un confronto. Pioltello, la scuola conferma la chiusura nel giorno di fine Ramadan. Il Consiglio d'Istituto ha votato all'unanimità di mantenere la posizione assunta quasi un anno fa. Nonostante la contrarietà del Ministero, sarà concesso un giorno di vacanza supplementare. Arriva il ciclone della Colomba su tutta Italia. Dopo un lunedì tendenzialmente stabile, ben due perturbazioni si susseguiranno almeno fino a mercoledì 27 marzo. Oggi il tempo sarà compromesso dalle precipitazioni, prima di debole intensità, poi dal pomeriggio più moderate e diffuse soprattutto al centro-nord. A 83 anni alla guida, senza avere mai preso la patente, l'uomo è stato scoperto dalla polstrata di Bitti, in provincia di Nuoro, che lo aveva fermato per un controllo mentre era in sella ad uno scooter. Agli agenti l'uomo ha spiegato che non credeva fosse necessaria la patente per veicoli di bassa cilindrata. Grave incidente a Baltimora, nello stato americano del Maryland, dove è crollato il ponte, un ponte chiamato Francis Scott Key Bridge, dopo che una nave ha urtato uno dei piloni. Si temono morti e feriti, ci sarebbero decine di persone nell'acqua. È successo all'1:30 di notte ora locale. In Italia erano le 7:30 del mattino, squadre di emergenza sono già sul posto, ma ancora non ci sono bilanci ufficiali delle autorità. Tennis: a Miami Lorenzo Musetti batte Ben Shelton 6-4-7-6 e conquista i primi ottavi di un Master 1000. Il toscano raggiunge Sinner e Arnaldi per la prima volta, 3 italiani agli ottavi in un 1000 sul cemento. E buon compleanno a Diana Ross, compie 80 anni, la regina del soul, una carriera lunga oltre mezzo secolo con milioni di dischi venduti, molti dei quali prodotti dalla leggendaria casa discografica Motown Records, storiche le sue hit come Upside Down e I'm Coming Out. E vi ricordo che anche questa edizione del telegiornale, come tutta la nostra programmazione, potrà essere rivista sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente in tutti gli store. È tutto per ora, il prossimo appuntamento alle 12, grazie per averci seguito, a più tardi.